Amici e amici, bentrovati. La nostra striscia quotidiana ha il piacere di presentare un senatore, un ex senatore della Repubblica Italiana, Dino Tibaldi, senatore, lo ricordiamo, lui è stato eletto nella circoscrizione del Piemonte, la legislatura era la sedicesima, che durò poco, 2 anni, dall'aprile del 2006 all'aprile del 2008. Dicevamo senatore eletto nella circoscrizione Piemonte, per il gruppo Insieme con l'Unione Verdi Comunisti Italiani, per l'estrazione, per la formazione rigorosamente, esclusivamente basata su elementi di natura sindacale, è stato per tanti anni sindacalista. Dino è stato il primo firmatario di diversi disegni di legge, norme in materia di rappresentanza sindacale, estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati, norme per la bonifica dei territori contaminati dall'amianto, ma ce n'è un'ultima e sarà lui a parlarcene. Con noi Dino Tibaldi, senatore che da qualche tempo ha deciso di vivere a Noto. Bentrovato, senatore. Grazie. Noi abbiamo voluto dare un titolo, che è un titolo veramente di simpatia per il politico, ma soprattutto per l'uomo, Dino Tibaldi, un senatore poco noto, giocando su questo fatto della legislatura durata pochi anni, ma soprattutto della scelta di venire a vivere a Noto. La scelta di venire a vivere a Noto è stata una scelta familiare compiuta con la mia signora, di cui io sono assolutamente contento, anche se, come dire, avrei alcune cose da dire sul modo come questa città potrebbe risollevarsi, migliorare, eccetera, eccetera. Io parlerei oggi invece di questa esperienza durata pochi anni, il governo era quello di Romano Prodi, e quindi di esperienza di senatore. L'esperienza è stata, come si dice, interessante al Cardiopalma, perché in quella legislatura, che di fatti poi durò solo 2 anni, i numeri, soprattutto al Senato, erano assolutamente risicati e ci furono diversi atti di compravendita, cosiddetti, di senatori, eccetera, fino a quando il governo Prodi cascò e il centro-sinistra non fu più in grado di andare a un nuovo governo, in primo luogo perché Marini si rifiutò di tentare la formazione di un nuovo governo e successivamente rivinse le elezioni Berlusconi. Dicevo, l'esperienza è stata interessante. Io, che di formazione ho fatto per circa 25-30 anni dirigente sindacale, mi sono occupato prevalentemente di problemi del lavoro. Di problemi del lavoro in particolare, perché già in quel periodo lì, voglio ricordare che è dagli anni 90 che il lavoro, in nome della competitività, ha progressivamente perso tutti i diritti che i nostri padri, in parte anche noi, ci eravamo conquistati poco per volta, ed è diventato sempre di più una merce. La precarietà è diragata all'assoluto, i bassi salari progressivamente sono arrivati al punto tale che anche lavoratori che oggi abbiano la fortuna di lavorare si trovano o al di sotto o vicino alla soglia di povertà, per cui non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Per questo io ho presentato diversi disegni di legge, ero in commissione lavoro e anche vicepresidente della commissione
cosiddette morti bianche, per eufemismo, quelli che in realtà sono omicidi sul lavoro perché derivano da non rispetto da parte dei datori di lavoro delle leggi che dovrebbero tutelare i lavoratori, leggi che spesse volte sono inapplicate, come è successo ultimamente nel caso di Gela, perché il lavoratore, quando è in una condizione precaria, non può neanche rivendicare i diritti che gli discendono dalla legge. E mi sono battuto molto sia sulla rappresentanza che su altre, ma io continuo a essere convinto, io sono d'accordo, come molti oggi propongono, lo propone il Movimento dei 5 Stelle, ma anche altri, al cosiddetto reddito minimo garantito. Ma se vogliamo battere la precarietà, l'unica strada è quella di stabilire, io presentai negli ultimi mesi della legislatura un disegno di legge che individuava in 8 euro il salario minimo garantito per ogni lavoratore, al di sotto del quale non si poteva derogare, perché, come anche ultimamente molti economisti dicono, la ripresa, la competitività, l'economia non può sussistere, non può andare avanti se i lavoratori non hanno diritti e i lavoratori non hanno un salario dignitoso. Non solo lo dice la Costituzione all'articolo 36, ma il problema è che bassi salari, alta precarietà non aiutano le imprese, tant'è che da quando si è cominciato a praticare, mi ricordo, e fu uno dei motivi per cui io ed altri all'interno della CGIL presentammo per la prima volta le tesi alternative con la Costituzione di essere sindacato, che all'inizio creò uno scandalo, poi diventò una prassi, come succede sempre per quando succedono le prime le rotture. La politica che la sinistra e il sindacato hanno praticato dopo la caduta dell'impero sovietico, l'89, raffigurato nel muro di Berlino, e l'imperversare del cosiddetto pensiero unico della mondializzazione, che esiste, è vero, bisogna farci conti, ma il problema è che la sinistra non ha più avuto la capacità di contrapporre al liberismo sfrenato se non un liberismo temperato, un'idea alternativa che rispettasse la Costituzione, che mettesse in primo piano la dignità del lavoro. Ti chiedo scusa, è importantissimo l'argomento, però siccome mi fanno segno dalla regia che siamo quasi in chiusura, come non chiedere a un senatore una domanda che oggigiorno si pongono tutti? Il Senato ieri, quindi già ai tuoi tempi, il Senato oggi, il Senato di domani, cosa cambierà? Ma il Senato ieri già soffriva dei mali di cui soffre oggi la politica, eccetera. È fuori di dubbio che il cosiddetto bicameralismo perfetto inventato dai nostri padri costituzionali ha dei suoi pregi. Io credo sia sbagliato l'idea di sopprimere il Senato, sostituendolo con la Camera delle Autonomie, eccetera, eccetera, di nomina. Si può avere l'idea che a me affascinava molto, eccetera, era quella, certo, di avere compiti diversi tra il Senato e la Camera, ma si può continuare ad avere le due Camere che si occupano di problemi diversi, e quindi non ci sono le doppie, le triple, le quadruple letture che poi impediscono la cosiddetta velocità nel prendere le decisioni, ma indubbiamente era molto meglio un'idea che riformasse il Senato, che allora era in discussione, che dimezzasse il numero dei parlamentari sia alla Camera che al Senato. Invece si è preferito mantenere la Camera così com'è e mantenere il Senato così com'è, e se non viene corretta
la legge, il Senato sarà un Senato di nominati, come il Parlamento sarà un Parlamento di nominati, perché i capilista che saranno individuati dai vari segretari delle forze politiche, al di là della volontà o del fatto che il Parlamento dovrebbe essere espressione del popolo. Questa cosa è, secondo me, contro l'orientamento, i principi basilari della nostra Costituzione. È un Senato fatto apposta per dare il consenso a chi avrà la maggioranza, compresa questa legge che fa sì che, nel 1923, non mi ricordo chi era, fecero la legge, quella legge che non dava un premio di maggioranza come questo. Negli anni 50 ci fu la legge truffa, contro la quale ci fu un sollevamento popolare. Oggi siamo di fronte con questo governo che dice di essere di sinistra, con una proposta di legge che, con la sinistra che è intesa come espressione di un partito, di una forza politica che sta dalla parte dei più deboli, della maggioranza del popolo, come dice la stessa parola democrazia, perché chi ha il potere non ha necessità di essere rappresentato, è in grado di tutelare i suoi interessi. Chi ha necessità di essere rappresentato, e ce lo spiega la Rivoluzione francese, questa cosa non solo i greci prima, ma poi la stessa Rivoluzione francese, che la democrazia è democrazia se è in grado di stare dalla parte dei più, di quelli che il potere non ce l'hanno, e quindi di difendere coloro che da soli non sarebbero in grado di difendersi. Siamo veramente alla fine, Dino, ti ringrazio per questa tua testimonianza. Il passato, ma soprattutto questi puntuali riscontri sul futuro, su questo Senato che si appresta a nascere, grazie a Dino Tibaldi, senatore della Repubblica durante la 16ª legislatura, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.